Credi di non esserne in grado? Oggi voglio parlarti di Fuori classe, il libro di Malcolm Gladwell. Ed è un libro veramente, veramente affascinante perché racconta come alcune volte il successo sia semplicemente una conseguenza di qualcosa che è fuori dal nostro controllo. Però, allo stesso modo, se riusciamo a capire come funziona, riusciamo a sfruttarlo, diciamo così, a nostro vantaggio. Malcolm afferma che il talento non esiste ed è solo la pratica a renderci dei fuoriclasse. Ad esempio, in Canada esiste un culto incredibile per l'hockey e analizzando le date di nascita dei campioni ci si accorge che la quasi totalità di questi sono nati nei primi giorni dell'anno. E ti chiederai perché, cosa c'entra? E questa è una cosa molto interessante. Un bambino di 5 anni nato il 1° di gennaio sarà molto più sviluppato di un bambino di 5 anni nato il 31 gennaio, perché di fatto hanno un anno di differenza. Però cosa succede? Che giocano nello stesso campionato. E qui scatta quello che Malcolm definisce l'effetto cascata. I migliori giocatori, quindi i più grandi, giocano più spesso e quindi fanno più esperienza. E grazie a questa esperienza maturata diventano ancora più bravi. E cosa succede? Che vengono poi selezionati i migliori giocatori delle squadre per andare a fare dei ritiri. E a chi accede a questi ritiri, che diventa ancora più bravo, i giocatori più bravi e di conseguenza diventano ancora più forti. Crescendo accedono a squadre che hanno delle squadre ancora migliori, quindi fanno un allenamento migliore e continuano a migliorare sempre di più. E questo allenamento costante con squadre migliori, con allenatori migliori, fa aumentare ancora di più il divario con gli altri giocatori. Alcuni di questi giocatori diventano veramente dei fuoriclasse, altri giocatori molto bravi. E tutto questo non grazie al talento, ma grazie a una serie di fortunate coincidenze che si sono svolte nella loro vita. Nel 2007 la squadra di hockey della Repubblica Ceca aveva 12 giocatori su 22 che erano nati tra gennaio e febbraio. Ti riporto un pezzo di libro. Il successo è la conseguenza di ciò che i sociologi amano chiamare vantaggio cumulativo. Il giocatore professionista di hockey comincia la propria carriera con un pizzico di superiorità rispetto ai coetanei. Quella trascurabile differenza fa scaturire un'occasione che avrà il potere di aumentarlo un poco. Produrrà a sua volta un'altra occasione che amplierà ulteriormente la piccola differenza iniziale. E così via, fino a quando il giocatore di hockey non sarà un autentico fuoriclasse. Non ha iniziato la sua carriera da fuoriclasse, l'ha cominciata essendo un tantino più bravo degli altri. Un ragazzo che compie 10 anni il 2 gennaio potrebbe giocare fianco a fianco con quello che li compie alla fine dell'anno, e a quell'età, la preadolescenza, uno scarto di 12 mesi rappresenta una differenza enorme di maturità fisica. Quindi Malcolm sostiene che quel piccolo vantaggio iniziale che due bambini possono avere crea una serie di conseguenze incredibili che nel lungo periodo li porta a destinazioni completamente diverse. Quel famoso cambio di rotta di cui ti ho parlato nella prima pillola. E la teoria di Malcolm sostiene proprio questo: il talento di fatto non esiste, è solo una conseguenza della pratica, di tanta, tanta pratica. Ora ripensa alla tua vita, magari a qualcosa in cui ti sentivi negato. Inizialmente facevi una fatica incredibile a fare qualcosa, poi con il tempo è diventato sempre più facile, sempre più facile, sempre più facile, fino a che non l'hai padroneggiata completamente. Pensa alle ultime Olimpiadi, ad esempio nei tuffi, dove i cinesi hanno travinto senza proprio neanche faticare. E qui ovviamente il concetto di pratica e di ripetizione è portato allo stremo, per cui pensa a come puoi competere con delle persone che si allenano 16 ore al giorno per tutta la vita, allenandotene due. Ovviamente non è possibile e tu puoi avere tutto il talento del mondo, ma non riuscirai mai a battere tutta questa pratica. Per cui, se pensi di non avere talento in qualcosa, sappi che è solo un tuo limite mentale, perché il talento non esiste ed è solo una questione di pratica. Se c'è qualcosa che vuoi padroneggiare, in cui vuoi diventare un maestro, fallo, 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 ripetilo, perché diventerai veramente bravo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ti saluto. Ciao! Aggiungo, questo è un libro davvero affascinante, soprattutto se tu sei una di quelle persone che crede di avere dei limiti, che pensa di non essere in grado di fare qualcosa e crede che davvero il talento esista. E magari lo pensi perché vedi qualcuno che riesce meglio a fare qualcosa. Sappi che è solo un tuo limite mentale, perché qualunque cosa sia, con la pratica riuscirai a padroneggiarlo a tua volta. Con questo è tutto davvero, ti ringrazio e ti saluto. Ciao!